Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo e oggi vi parlerò della Leica terza F. Assolutamente no, ve ne ho già parlato in un altro video tutorial. Oggi vi parlerò di un'altra Leica, senza dimenticare ovviamente comunque il grande mondo delle Leica Vite, tuttora funzionanti, tuttora reperibili, tuttora straordinarie, tuttora complesse. Vi ricordo che le Leica Vite hanno due mirini, uno per l'inquadratura, un mirino galileiano, e uno per la messa a fuoco telemetrica. E oggi facciamo un balzo nel secondo millennio e arriviamo alla Leica M7, che io ritengo sia una delle Leica M più interessanti mai prodotte da Leica. Allora, la Leica M è stata introdotta nel 1954, si sono succeduti diversi modelli. Negli anni 80 è uscita la M6, che è stata famosa e lo è tuttora per il fatto che ha un esposimetro incorporato con batterie che sovraintendono soltanto l'esposimetro, mentre invece l'otturatore è completamente meccanico, con tempi da un millesimo a un secondo di posa più la posa B. Nel 2002 Leica presenta la M7. Nella M7 viene inserito un otturatore, chiamiamo ibrido, che ha solo due tempi meccanici, che sono il 125esimo e il 60esimo di secondo, mentre invece tutti gli altri tempi funzionano esclusivamente con le batterie cariche. E questo forse è uno dei motivi per cui la Leica M7, quando uscì, non fu capita molto bene. La Leica M7 rispetto alla M6 ha 350 modifiche e componenti in più ed è un gioiello anche di miniaturizzazione elettronica. I tempi di scatto impostabili vanno da 4 secondi fino al millesimo di secondo, ma l'altro enorme vantaggio della Leica M7 è che dispone anche della priorità di diaframmi, quindi è possibile impostare il diaframma, leggere nel mirino il tempo che poi andrà a impostare la macchina, e anche la M7 ha un esposimetro interno che è incredibile a livello di qualità, perché è puntato verso la tendina che ha un bollo bianco, la somma tra il nero e il bianco fa il 18% grigio coda grey card, e per cui in realtà, anche se in realtà è un esposimetro che misura in luce riflessa, in realtà è come se fosse un esposimetro che misura luce incidente, quindi ha una qualità esposimetrica, una affidabilità assolutamente incredibile. Lo sgancio dell'obiettivo M è lo sgancio classico, tipico. Abbiamo un pulsante per on off per evitare di sprecare batterie o scattare le fotografie premendo involontariamente il pulsante di scatto. Vedete già il bollino bianco sulla tendina e vedete anche come scatta la precisione incredibile di questa macchina, che peraltro, ripeto, è una macchina del 2002. C'è la staratura intenzionale dell'esposizione da più 2 a meno 2, chiaramente quando si lavora in priorità di diaframmi, e come dicevo prima ha la priorità di diaframmi. Ha la priorità di diaframmi e io quindi metterei la Leica M7 nel mio immaginario vicino alla FM3A di Nikon, nel senso che a mio parere sono due tra le macchine piccolo formato più riuscite nella storia della fotografia. La FM3A ho già scritto diversi capitoli sul mio sito www.gerardobonomo.it. Senza batterie funziona su tutti i tempi, da un 4 millesimo fino a un secondo di posa, e con le batterie funziona invece in modo elettromeccanico sia in priorità di diaframmi che sugli altri tempi, e arriva a tempi superiori al minuto, 2 minuti di secondo. Quindi la batteria sovraintende soltanto l'esposimetro e la priorità di diaframmi. Nel caso della M7 invece la batteria sovraintende invece, tranne i due tempi manuali, il 125esimo e il 60esimo, anche a tutti i tempi di scatto. Quindi quando questa macchina è senza batteria non soltanto non può lavorare in priorità di diaframmi, ma può scattare soltanto su un 60esimo e un 125esimo di secondo. Le due batterie che sono alloggiate in questo punto non sono un problema, nel senso che, così come ci si porta sempre dietro diversi rullini, perché non si sa mai quanta fortuna si ha nel giorno magari di poter scattare più di un rullo,
tanto quanto si possono portare 2, 3 o 4 rulli, tanto il peso è zero, si possono teoricamente portare un'altra coppia di batterie da 3 volt nella borsa e nel momento in cui le batterie dovessero cessare di funzionare, basta sostituirle. Un'altra cosa che io ritengo straordinaria di questa fotocamera rispetto alla M6 per esempio è il fatto che in priorità di diaframmi nel mirino si legge il tempo di scatto impostato dalla fotocamera ed è un vantaggio a mio parere straordinario. L'altra cosa straordinaria è che quando i tempi diventano tempi lunghi, questa macchina in priorità di diaframmi è in grado di arrivare fino a 30 secondi di esposizione. In quel momento la macchina ti propone il tempo e tu nel mirino leggi il tempo di esposizione di 30 secondi, nel momento in cui schiacci il pulsante di scatto il tempo di esposizione diventa un countdown, quindi grazie al mirino galileiano tu durante i 30 secondi puoi controllare il soggetto o la situazione che stai fotografando e contemporaneamente vedi in countdown 30, 29, 28, 27 quanti secondi mancano alla chiusura dell'otturatore. Un altro vantaggio secondo me incredibile. La messa a fuoco nel più puro stile Leica M ovviamente è a telemetro, questo è evidente. La precisione del telemetro fino a una certa focale è superiore a qualsiasi sistema di messa a fuoco sulle fotocamere manual focus reflex. Lo svantaggio del sistema telemetrico è che si vede correttamente il punto di fuoco, ma avendo un mirino galileiano non è possibile vedere il fuori fuoco come nella reflex. E chiudendo il diaframma, non essendoci la possibilità di vedere TTL, perché il mirino è galileiano, non è possibile neanche avere un'idea, chiudendo il diaframma appunto in stop down, di quanto la profondità di campo può aumentare o diminuire la nitidezza davanti e dietro al soggetto inquadrato. Detto questo, cominciamo a vedere la macchina un po' più da vicino. Allora, guardiamo la M7 un po' più da vicino, quindi innanzitutto guardiamo la ghiera dei tempi, quindi che va dalla posa B e poi impostabile manualmente 4 secondi, 2 secondi, 1 secondo e poi mezzo secondo fino a un millesimo di secondo. Qui abbiamo il 125esimo e il 60esimo che sono gli unici tempi meccanici di cui dispone la M7 e poi abbiamo il mitico auto che è quello che ti permette di lavorare in priorità di diaframmi. Questo è il pulsante per l'accensione e lo spegnimento della fotocamera, questo chiaramente è il contafotogrammi o contapose. Qui abbiamo la slitta con l'attacco dedicato flash TTL, qui abbiamo la manovella per il riavvolgimento della pellicola. Sulla parte frontale, oltre al vano batterie, c'è il pulsante per staccare gli obiettivi. Tra l'altro la baionetta Leica è incredibile perché guardate, cioè guardate quanti pochi gradi bastano per metterla diciamo in posizione la macchina. Se io adesso cambiassi di colpo e prendessi casualmente la Nikon FM3A, guardate invece sulla Nikon FM3A, tanto per fare un esempio, invece per innestare l'obiettivo il giro corsa è molto più lungo, ma questa è un'altra storia di cui abbiamo già parlato. In questo momento la macchina è armata con un Summarit 50 mm 2.4, c'è un ottimo filtro di protezione per evitare chiaramente di ingrommare la lente frontale dell'obiettivo, cosa che io suggerisco di fare sempre, assolutamente. E tenete presente che volendo, visto che l'esposimetro di questa macchina è TTL, montando i filtri, volendo ci si potrebbe anche affidare all'esposimetro interno per la sottrazione degli stop in base al filtro giallo medio, arancio o rosso, anche se a mio parere è sempre meglio in questi casi invece lavorare con un esposimetro esterno, prendere la misurazione in luce incidente, poi diciamo allungare i tempi di posa in base a quanto assorbono i filtri, chiaramente stiamo parlando del bianco e nero. Questa è la leva che ti permette di previsualizzare all'interno del mirino galileiano le cornicette dei vari obiettivi che possono essere montati. Questa invece è la leva per il rewind, quindi per il riavvolgimento della pellicola. Quindi alla fine la macchina è nel più puro stile Leica estremamente spartana, tranne per questo dettaglio che appunto ha fatto sì che la macchina non venisse molto capita dal pubblico quando uscì.
delle due batterie al litio da tre volte annegate qui dentro, che ripeto sovraintendono alla priorità di diaframmi e a tutti i tempi di scatto tranne il 125esimo e il 60esimo di secondo. Ma come ho detto prima, tanto quanto ci si può portare dietro 5-6 batterie di 5-6 pellicole di scorta, ci si può portare tranquillamente dietro anche le batterie di scorta. Vi rifaccio vedere più da vicino la tendina. Mettiamoci su una posa relativamente lunga, tipo i 4 secondi. Ecco, voi vedete quel bollino, praticamente l'esposimetro va a prendere la misurazione tra il bollino bianco e la tendina in stoffa nera, e la somma, come spiegavo, fa un 18%, quindi l'esposimetro in realtà cattura un'immagine riflessa, ma come se fosse un esposimetro in luce incidente, e la precisione dell'esposimetro della M7 è incredibile. Scattiamo, questi sono i 4 secondi, elettronici ovviamente, ok. E adesso accingiamoci invece a spiegare come ultima cosa, questa è una delle finestrelle del telemetro della macchina, l'altra è annegata qui dentro, questo invece serve per illuminare in modo naturale le cornicette, che vanno poi a riquadrare a seconda della focale impiegata la parte appunto nel mirino galileiano che viene poi fotografata a seconda della focale. Questo invece è la leva che, accoppiata all'obiettivo, permette l'attivazione del telemetro. Quindi focheggiando, questa leva rientra o esce, fa questo movimento per poter accoppiare correttamente il telemetro. Rimettiamo l'obiettivo in posizione. E adesso guardiamo la parte posteriore. Quindi nella parte posteriore abbiamo innanzitutto la possibilità di impostare il codice di X, e quindi con tutte le pellicole del mondo tranne la Ferragna P30 che useremo per la prova di questa fotocamera, che non ha il codice di X. Quindi basta impostare il codice di X in questo modo e la macchina riconosce automaticamente la sensibilità della pellicola e la riporta all'esposimetro. Se no, si può tranquillamente usare la scala manuale, che va da 6 fino a 6400 ISO. Premendo questo pulsante e girando questa ghiera, invece c'è la staratura intenzionale dell'esposizione, da più 2 stop fino a meno 2 stop, che si usa naturalmente in priorità di diaframmi. Un'altra cosa interessante è che in priorità di diaframmi, premendo a metà, quindi in questa posizione, premendo a metà il pulsante di scatto, si blocca praticamente una E-lock, si blocca il tempo di scatto privilegiato dalla fotocamera, si può ricomporre l'inquadratura e, finendo poi di premere a fine corso il pulsante di scatto, si scatta la foto. Quindi nelle situazioni in cui ci sono delle alte e basse luci e uno sa già esattamente il punto dell'immagine dove cade la luce giusta per poter fare l'esposizione, inquadra la parte corretta dell'immagine, preme a metà il pulsante di scatto, memorizza in questo modo il tempo di scatto che suggerisce la fotocamera, ricompone l'immagine, quindi rifà l'inquadratura, scatta fino in fondo e il tempo di scatto non cambia. Bene, adesso vi faccio vedere la cosa straordinaria in priorità di diaframmi. Questo è il tempo che suggerisce la macchina fotografica. Nel momento in cui io scatto, il tempo suggerito diventa un countdown. Vedete? Aveva impostato 18 secondi, 14, 13, 12, 11, 10. Quindi attraverso il mirino galileiano potete controllare contemporaneamente come si sta avvicendando la scena da un lato, e dall'altro quanti secondi vi rimangono alla fine dello scatto. Scatto terminato. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Der Filmtransport sollte nicht bei offener Kamera kontrolliert werden, denn der Bodendeckel ist so ausgeführt, dass sein Ansetzen an die Kamera den Film in die richtige Lage bringt. Importante: non controllare il trasporto della pellicola tenendo la fotocamera aperta.
poiché la struttura del fondello è tale da portare la pellicola nella posizione corretta non appena viene applicato sulla fotocamera. Veniamo al caricamento. Allora, il caricamento delle Leica M è di una facilità incredibile. Peccato che nessuno al mondo che io conosca rispetta quello che tra l'altro è scritto nel manuale di istruzioni, e cioè che dopo aver aperto il fondello, voi vedete questo ideogramma, questa è la pellicola, questa è una sorta di come definirlo? È un meccanismo fatto da tre puntali, una sorta di tridente, chiamiamolo così. È sufficiente, anche se è possibile ovviamente aprire il vano e controllare volendo il corretto trascinamento della pellicola sui due rotori di trascinamento del 35 mm. In realtà, se guardate le istruzioni e se guardate l'ideogramma e leggete le istruzioni, è sufficiente inserire la pellicola, tirare la coda, farla entrare all'interno di questa parte della macchina, che sono questi tre puntali, chiudere con il fondello e la pellicola automaticamente si mette in posizione. Quindi non c'è bisogno di andare avanti con l'otturatore sprecando tra l'altro della buona pellicola, ma basta chiudere e la macchina è pronta a scattare. E adesso lo vediamo dal vivo. Quindi prendiamo la pellicola. Allora, per prima cosa la pellicola deve essere tirata, essere diciamo tesa. Ok? Tiriamo questa parte, facciamo entrare il rocchetto qui. Vedete? Io faccio semplicemente entrare la pellicola all'interno di questi tre puntali. Vedete che la pellicola non è assolutamente allineata, lo notate, no? Di solito la gente cosa fa a questo punto? Con la leva di carica va avanti con la pellicola finché non vede che le due perforazioni della pellicola 35 mm sono correttamente ingaggiate dai due ingranaggi del meccanismo di trascinamento. Io invece non lo faccio, quindi chiudo il dorso, metto un tempo di scatto molto veloce per un semplice motivo, perché sto adoperando una pellicola che ho già esposto, quindi vorrei evitare ovviamente di riesporla. Quindi tappiamo col suo tappo, mettiamo un bel diaframma chiuso, mettiamo un bel millesimo di secondo. Ok, allora io ho messo la pellicola in posizione, tiro leggermente la leva di riavvolgimento e guardate. Primo scatto, secondo scatto. Allora, io qui ho già la certezza matematica che la pellicola si è correttamente agganciata al meccanismo di trascinamento e contemporaneamente che la pellicola si è posizionata perfettamente. Quindi non ho nessun bisogno di sprecare fotogrammi da un lato e né di perdere tempo a cercare, come fanno, ripeto, tantissime persone, a cercare di far collimare la perforazione della pellicola con gli ingranaggi. Bene, adesso siccome il mondo è pieno di santommasi, che finché non mettono appunto il dito nella piaga non credono nelle cose, sacrifichiamo una pellicola per dimostrarvi che il mondo delle Leica M, come da istruzioni serigrafate nella macchina, ha bisogno semplicemente, come vi ho spiegato prima, di inserire la pellicola, tirare la coda, farla entrare all'interno di questo meccanismo con questi tre puntali e poi, nel momento in cui viene richiuso il fondello, la pellicola automaticamente si mette in posizione. Quindi, allora, per prima cosa, come prima, avvolgiamo la pellicola, poi ne tiriamo fuori una parte, la facciamo entrare, la facciamo semplicemente, come vedete, entrare in questo meccanismo con le tre punte, la facciamo annegare all'interno la pellicola. Vedete che la pellicola è storta, chiaramente storta, vedete che non ha preso ancora. Notate anche che i rotori del trascinamento non hanno assolutamente preso le perforazioni del 35 mm. Ah, a proposito,
Tra l'altro qui vedete anche i contatti dorati, che sono quelli che servono per la regolazione sia dell'esposimetro che della serratura intenzionale dell'esposizione, mentre invece questo è il pressapellicole. Quindi io ho semplicemente inserito la pellicola è messa male, lo vedete, è storta, ok, chiudo, adesso avanzo, vedete che la pellicola è stata ingaggiata, lo vedete perché la ghiera di riavvolgimento, la manovella di riavvolgimento, vedete che si muove. Vado avanti ancora di un paio di scatti e a questo punto, ripeto, sacrifichiamo la pellicola, apriamo la macchina e vediamo se la pellicola si è messa correttamente in posizione o meno. Ecco qua, vedete chiaramente che la pellicola è perfettamente in posizione e vedete che gli ingranaggi del rocchetto di trascinamento hanno ingaggiato perfettamente le due perforazioni della pellicola 2436. Quindi quello che scrive Leica sui manuali di istruzione, che basta inserire la pellicola e poi lasciar fare tutto al fondello e chiaramente alla Leica, è vero. Siamo arrivati al quarto fotogramma e vedete che è perfettamente allineato. Quindi, se avete una Leica M, potete tranquillamente fidarvi di Leica e del manuale di istruzioni. Bene, giunti poi al 36esimo fotogramma, ve ne accorgete ovviamente perché la leva di carica o si interrompe a metà o non arriva a fine corsa. Io vi sconsiglio caldamente, quando la leva si ferma in una posizione come questa, di forzare, ma non perché la macchina ha poi dei problemi, ma se forzate rischiate di avere il 36esimo e l'ipotetico 37esimo fotogramma praticamente purtroppo come una doppia esposizione intenzionale non voluta, cioè uno sopra l'altro. Quindi quando vedete che la leva di carica inizia a fare fatica e non si riuscite ad arrivare a fondo scala, vuol dire che siete arrivati all'ultimo fotogramma. Non forzate oltre, perché sennò rischiate quello che vi ho detto. Bene, facciamo quest'ultimo scatto, fotografiamo il tappo perché non fotografa mai nessuno. A questo punto la leva si mette su R e si comincia a girare l'avvolgimento e a vostro piacere, se c'è silenzio, potete anche avvertire il momento in cui la pellicola si stacca, eccolo, e potete anche, se non avete poi voglia di estrarre con l'estrattore la coda della pellicola prima di farlo sviluppare, potete anche estrarre la pellicola con ancora la coda fuori, oppure potete andare avanti a riavvolgere finché la pellicola non è completamente riavvolta. E questo è il banalissimo sistema per riavvolgere la pellicola, quindi un istante per caricarla e un istante per scaricarla. Quindi la M7, come tutte le M, è estremamente rapida, come vi spiegavo, nel caricamento, rapida come qualsiasi fotocamera 35 mm per il riavvolgimento della pellicola, e ha questa cosa straordinaria della possibilità di lavorare in modalità auto, cioè in priorità di diaframma, per cui voi impostate il diaframma, la macchina decide in maniera correttissima il tempo di scatto, voi dovete fare anche il fuoco, per cui voglio dire, anziché concentrarvi su tre elementi, vi concentrate soltanto su due, cioè la messa a fuoco e la scelta del diaframma. Se poi lavorate in iperfocale, in priorità di diaframmi, aggiustate già il diaframma migliore per lavorare in iperfocale, preparate già una messa a fuoco in iperfocale, guardando anche la ghiera della messa a fuoco ovviamente. E a questo punto per scattare vi basta semplicemente puntare e premere il pulsante di scatto, quindi non dovete neanche guardare praticamente il telemetro, e a questo punto si può fare anche la cosiddetta fotografia istantanea. Un'altra delle cose che io ritengo surreale in senso positivo di Leica è, voi direte, ma ti occupi della superficie, ma la superficie è quella che poi sottace i fondi, è la cinghia originale Leica.
è la cinghia originale Leica, e il sistema di aggancio rapido e il sistema di sgancio rapido. È una cinghia che è qualcosa di meraviglioso, nel senso che ci sono questi anelli di acciaio che si mettono in questo modo qua la prima volta, facendo così, poi viene girato l'anello, poi si tira questa parte qua in gomma, si blocca la parte in acciaio anche per evitare che rovini la macchina, e a questo punto la possibilità che la macchina si stacchi è assolutamente pari a zero, questo sia da una parte che dall'altra. L'altra cosa straordinaria, per aggiustare la lunghezza della cinghia abbiamo un regolatore sia dalla parte sinistra che dalla parte destra, mentre ormai quasi tutte le macchine fotografiche hanno un regolatore solo da una parte. Invece, avendo questa possibilità da ambo le parti, avete la possibilità con Leica di avere la parte che poi si appoggia sul collo, quindi dove poi dovete sostenere il peso della macchina, sempre perfettamente centrato, indipendentemente dall'altezza a cui voi regolate la cinghia per averla più o meno bassa o alta. E questa secondo me è un'altra delle cose straordinarie di Leica. Nel momento in cui la volete mettere via e volete liberarvi temporaneamente della cinghia, basta fare questo movimento e la cinghia è andata via. Allora, non esiste nessuna fotocamera al mondo dove il sistema di aggancio e sgancio della cinghia è così rapido e così sicuro come Leica M.